Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo canale. Oggi voglio portarvi nel mio mondo, ossia Resident Evil, ma in modo totalmente differente. Ho già fatto la mia top dei giochi di Resident Evil, ma oggi andiamo a qualcosa di più specifico, ossia i Resident Evil che tuttora amo e mi hanno trasmesso sensazioni che tutt'oggi li ricordo in modo vivido e che non smetterei mai di rigiocarli. Premessa, è una cosa personale. Quindi astenetevi ai commenti critici per determinati giochi e posizioni. E dopo essermi sentita dire che sono purista e che non accetto i cambiamenti, probabilmente se queste persone guarderanno questo video capiranno che si sbagliano. Ma intanto vi invito a iscrivervi al canale, mettere like, seguirmi sui social e sulla piattaforma Viola. E se volete potete pure abbonarvi al canale per supportarmi. C'è anche una novità, vi invito a dare un'occhiata ai miei link e alla super offerta che potete usufruire con Amazon. Cliccando il link qui sotto potrete iscrivervi per 30 giorni gratuitamente ad Amazon Prime e ad Amazon Kindle Unlimited. Potrete anche cliccare sugli altri link acquistando qualcosa, che non siano anche quegli oggetti, ma restando su Amazon tramite questi. Vi ringrazio e continuiamo con il video. Nel mondo di Resident Evil accadono molte cose. E in alcuni giochi, in particolare a me personalmente, hanno lasciato il segno. Qui non parleremo solo del gioco in generale, di gameplay o di altro, ma dei sentimenti che ognuno di questi giochi mi hanno trasmesso quando li ho giocati, che mi hanno realmente lasciato qualcosa in particolare dentro. Questa sarà una top 5 per scelta, perché non tutti i re mi hanno lasciato sensazioni speciali o particolari. Ma bando alle ciance, iniziamo! Alla numero 5 troviamo Resident Evil 3 Remake, il primo gioco che molti inizieranno a dire: ma Resident Evil 3 Remake fa cagare, è il peggior remake fatto, è questo, è quello. La top è personale, ognuno è libero di pensarla a modo suo. E spero di non ripeterlo più ogni volta che faccio un video. Resident Evil 3 Remake a me personalmente mi ha lasciato davvero qualcosa. La caratterizzazione dei personaggi mi è piaciuta moltissimo. Ogni personaggio stava benissimo al suo posto, letteralmente migliorata dall'originale. Pezzi tagliati a parte, a me mi ha davvero lasciato e trasmesso qualcosa in tutto il suo essere. E non per niente ci ho buttato 200 ore in pochissimo tempo. L'ho amato e lo apprezzo tuttora, anche se ha le sue pecche. Ma mi diverte e mi fa svagare ogni volta che lo riprendo, quando riesco ad avere un po' di tempo libero. Avevo paura di come avessero realizzato la parte di Jill quando viene contagiata. E devo dire che l'hanno fatta pure molto meglio dell'originale. Sono riuscita a sentire la sofferenza di Jill molto più che nell'originale, appunto. E per me anche queste cose valgono in un gioco, invece di soffermarsi solamente a un semplice gameplay. Ma questo, a parere mio, vale in tutte le opere realizzate, non solo nel Resident Evil oggigiorno. Valutare il tutto ed ogni cosa. Alla posizione numero 4 troviamo Resident Evil 4 Remake. Eccoci qua a un altro remake. Dopo il remake del 2 avevo paura e per sapere il perché andate a vedere il video in particolare sul canale. In caso ve lo lascio quassù o in descrizione. In ogni caso, il rapporto tra Ada e Leon era abbastanza compromesso rispetto alla controparte originale. Ma ciò non toglie quanto io abbia apprezzato la quasi perfezione del remake di Resident Evil 4. Separate Ways, letteralmente migliorato rispetto all'originale. Una trama migliorata e personaggi caratterizzati molto bene. Ogni passo all'interno di questo remake è riuscito a trasmettermi qualcosa, soprattutto nel DLC di Ada. Che bello che era nell'originale, ma qui lo hanno letteralmente sistemato e organizzato in modo molto più realistico come tutto il gioco base. È stato un lavorone da parte di Capcom realizzare e darci uno dei migliori remake mai usciti. Ok, anche il rapporto tra Ada e Leon fa sempre la sua parte, ma ho imparato a conoscerli sempre di più anche nei remake e li apprezzo sempre. Mi spiace solo per una scena eliminata in particolare, ma per il resto, per me resta un giocone che mi ha trasmesso tantissime sensazioni positive. Nel più basso gradino del podio troviamo la controparte originale di Resident Evil 4. Ma se ho detto bellissime parole del remake, perché questo è più avanti? Perché parliamo delle sensazioni generali che ci hanno trasmesso la prima volta che li abbiamo giocati e il dopo, ragazzi. Quindi, un pacchetto completo. Ai tempi, l'uscita di Resident Evil 4 del 2005 mi portò ad acquistare appositamente Nintendo GameCube,
Madonna, non potete immaginare la felicità di quello che ho vissuto in quel periodo. Per me esisteva solo quello. Finivo di lavorare ed ero fiondata a giocare. Volevo assolutamente scoprire cosa fosse accaduto a Leon e Ada dopo Resident Evil 2, per non parlare poi della scena che la strangola, che hanno eliminato nel remake, che ricordo di averla esaminata in ogni minimo dettaglio. Poi, uscito su PS2 con Separate Ways, appunto, Ada aveva finalmente la sua piccola campagna e potevo scoprire il retroscena e soprattutto il motivo del perché in alcuni punti di mappa, dove il corridoio, ad esempio, dove incontri il gigante, c'erano delle botti che con Leon non potevi raggiungere. E alla fine ho scoperto che si poteva arrivare con Ada. L'evoluzione della saga era arrivata e a me piaceva un mondo questo nuovo stile di Mikami. Amo Resident Evil 4 originale e non potevo non metterlo in top 3, superando il remake che comunque è sempre un gioco arrivato dopo e grosso modo il risultato lo conoscevamo già. Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. In seconda posizione, per vostra meraviglia, abbiamo Resident Evil 6. Ecco, ricominciamo con il discorso di Resident Evil 3 Remake. Sto gioco fa schifo, non è un Resident Evil, bla bla. A me piace da matti Resident Evil 6, ragazzi. Io non guardo solo il gameplay, come avete già capito. E qualcuno di voi mi ha pure chiamato purista. Se lo fossi, non esisterebbe mai nessun remake qui o soprattutto Resident Evil 6 al secondo posto. In ogni caso, quando seppi che in Resident Evil 6 c'erano di nuovo Ada e Leon, non mi contenevo dalla gioia. E Ada aveva pure la sua campagna personale ed era il fulcro di tutto. E soprattutto era presente anche nel film di Resident Evil Damnation, che si svolge 6 mesi prima dell'accaduto di Tall Ox. E Dulcis in Fundus finalmente si vedeva qualcosa di reale del rapporto tra Ada e Leon. Invece Pierce ci sono davvero rimasta malissimo, come finisce la sua storia, ma l'ho adorato. Un ragazzino giovane, ma che se non ci fosse stato lui, Chris, non so dove sarebbe finito. Anche rivedere Sherry mi colpì molto, ma Jake... lo nomino solo perché sono obbligata quasi, ma in ogni caso Resident Evil 6 mi ha portato a giocarlo più di 800 ore, con solo 300 ore di mercenari, dove tutt'oggi ho il record mondiale in diverse mappe con Ada, uno dei personaggi più difficili da utilizzare, ma ammetto che oggi sarei una frana. I mercenari di Resident Evil 6, secondo me, sono ancora oggi i migliori di tutta la saga di Resident Evil, assieme a quelli di Resident Evil 4 Remake. Just resting my eyes. Shouldn't sleep on the job. Infine, al primo posto non potevo non mettere l'ovvio Resident Evil 2 del 1998. Mi ha dato qualcosa che nessun altro gioco ha saputo trasmettermi. Entrare all'RPT, le sensazioni lì dentro, la paura, il non sapere cosa trovarmi davanti, il primo incontro con Ada nel parcheggio e tutto quello che ne viene dopo, vedere la prospettiva di Claire e Sherry, cercare di fuggire dalle fogne e da Raccoon City, il restarci male di Ada per quello che succede dopo e oltretutto la prima volta giocai con Leona. Quindi vidi la scena che Ada cade nel vuoto, per poi scoprire che la pistola era senza caricatore, ci rimasi davvero malissimo. Piansi pure la prima volta che ho assistito a quella scena, se non ricordo male. Il doppiaggio dei personaggi è tutt'oggi incredibile. Paul Haddad, pace all'anima sua, per me resterà sempre un grande. Sally Kyle per Ada, Alison Kerr per Claire, per me quel Resident Evil resta tutt'oggi imbattuto per tutte le sensazioni che continua a trasmettermi ancora oggi. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. Per non parlarvi dei scenari opposti, quindi scoprire che Sherry viene contagiata e invece Ada salva Leon con Mr. X e poi si baciano. Ci rimasi di stucco perché non me l'aspettavo. Da Resident Evil 2 originale ho realmente iniziato ad amare la saga di Resident Evil. E a differenza forse di molti di voi, io mi innamorai di tutto il contesto del gioco, non solo del gameplay. Ad ogni gioco che usciva volevo sempre scoprire anche la storia di ogni singolo personaggio e scoprire sempre di più tutto il contesto. Cosa che purtroppo oggi inizia a perdersi, perché molta gente guarda solo la grafica, il gameplay o varie caratteristiche così, tralasciando molte cose, e purtroppo iniziano a perdersi con il tempo. Molto spesso non si ascolta neppure più la colonna sonora di un gioco.
Yeah, stand back. E voglio solo dire un'ultima cosa, ragazzi. Ricordiamoci che dietro ad ogni opera videoludica c'è sempre gente che lavora. E secondo me le critiche, quando devono esserci, si devono fare in modo molto costruttivo, non buttando cose a caso come spesso accade. Ma magari di questo, se volete, ne parleremo in un altro video apposito. Questo video, ragazzi, volge al termine. Spero di non avervi annoiato con il mio essere sdolcinata con la saga di Resident Evil. E vi invito sempre ad iscrivervi al canale, mettere un like, commentare in modo costruttivo, mi raccomando, e seguirmi su tutti i social e sulla piattaforma Viola, che a settembre si inizia a fare live streaming lì. E come sempre, se volete, potete supportarmi se volete abbonandovi al canale o utilizzando il link in descrizione per una donazione o il link Amazon. Grazie di cuore e ci vediamo al prossimo video!